presentato il libro In cucina con i migliori cuochi bresciani, a cura di Elina Andreis e Lucio Merzi. Il volume è una raccolta di circa 190 ricette, 110 sono dedicate al riso. Lo Svis è rivolto ai cuochi, agli chef bresciani, anche blasonati, ci sono nel libro 7-8 stellati Michelin, per capirci, no? E anche l'unico bistellato di Brescia, che è Philippe Leveillier del Miramonti l'Alto, che hanno offerto 4-5 ricette a base di riso, e anche molto fantasiose. Io ne ho assaggiate alcune straordinariamente buone. Perché il riso viene proposto normalmente in primavera, aprile-maggio, dallo Svi, come simbolo della lotta alla fame e anche come modo per autofinanziarsi in un'altra forma, cioè viene acquistato una quantità gigantesca di riso dalla Thailandia e distribuita in tutta Italia ai gruppi di volontariato di ispirazione cristiana, e poi i gruppi parrocchiali, spontanei, quello che si vuole di giovani, lo ritirano e lo vendono a 5 euro, lo Svice ne guadagna circa 2, che mette appunto per questi scopi. Mentre le restanti la carne. Ricette ricavate dai vecchi quaderni della mia zia Laura Montini, che le ha gelosamente conservate, perché proprio quei vecchi quaderni di velluto, magari anche un pochino unti nella copertina, che riportano le ricette scritte a mano delle nonne e delle bisnonne. Queste ricette praticamente sono di carni per questo libro e riportano delle vecchie ricette antiche di sapori, di gusto. Io ho solo fatto un piccolo lavoro di rielaborazione, nel senso di correggere qualche quantità, qualche modo di dire, che dire una noce di burro oggigiorno uno non sa quanto, la quantità, trasformare i grammi piuttosto che altre quantità, ma solo un lavoro così di un po' di riordino di queste ricette, e le abbiamo riportate tali e quali proprio perché sono quasi storiche, più di 100 anni le hanno sicuramente. Il ricavato del libro andrà allo Svi per alcuni progetti di volontariato. Il volume è presente nelle migliori librerie, nelle edicole e presso la sede dello Svi al prezzo di 10 euro.